a tutte ragazze! Allora, io e Bea di Flower Power avevamo deciso di fare un piccolo swap di sole creazioni e era uno swap proprio piccolo 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 perché appunto erano 5 creazioni e avevamo deciso di spedircele in prioritaria. Io non ho neanche fatto il video di quello che le ho mandato proprio perché erano pochine come cose e anche perché lei poi farà il video nel suo canale. E quindi ecco, oggi mi è arrivato il suo pacchettino che è veramente molto bello, è questo, con questo bellissimo fiore. E mi raccomando, seguitela sulla sua paginetta di Facebook perché è veramente molto brava. E adesso vi faccio vedere le cosine che mi ha inviato. Qui c'è il bigliettino. Ciao Giulia, sono felice di fare questo piccolo swappino di creazioni con te e spero ti piacciano. Quella del tappo te l'avevo accennata già e le altre sono tutte nuove, di mano, nel senso che sono fatte pensandoti. Oh, che carina! Sei una buona ispiratrice. Il CE. CE? Cos'è il CE? Boh, vabbè. È venuto abbastanza bene. Ti lascio ai pacchetti un bacione. Spero che il materiale ti possa essere utile, Bea. PS, vedi se riesci a usare comunque lo stampino biscotto. Ah, ma che carina! Grazie, Bea. Di sicuro mi piacerà tutto quanto, sei sempre deliziosa. Allora, queste sono le sue creazioni. Che carine! Allora, a parte che sono 6, beh, avevamo detto 5. Aspettate che tiro fuori il suo bigliettino, così ve lo faccio vedere. Eccolo qui, Flower Power. Creazioni in fimo fatte a mano con amore. Che carina lei, che è dolcissima questa ragazza. Allora, oh, che carine! Mamma mia, migliori sempre di più. Allora, la prima cosina che vedo è questa, che dovrebbe essere tipo una piccola vaschettina con il pesciolino fatto in fimo. La vaschettina è fatta con un tappo di una bottiglia ed è veramente, veramente carina come idea, mi piace tantissimo. Non so se alla base c'è tipo resina, no, da come morbida penso che sia colla. Però è veramente, veramente molto bella. Il pesciolino è minuscolo, mamma mia, guardate, rispetto alla mia unghia quanto è piccolo. È carinissimo, grazie Bea. Poi... vediamo. Oh, che carino questo. Allora, questo che non ho la più pallida idea di come si chiami, però è veramente dolce, cioè sembra sembrano due biscotti con al centro un marshmallow al cioccolato, non lo so, ma guardate che faccina. E poi minuscolo anche questo, cioè lei lavora al film da pochissimo ma è bravissima veramente, mi piacciono tantissimo le sue creazioni. Poi vabbè, questo è troppo bello, guardate che stupendo. È un cuore realistico, cioè proprio anatomico. Mamma mia, è particolareggiato nei minimi dettagli, è stupendo. Grazie mille, mi piace tantissimo anche questo. Ci farò di sicuro una collana. Poi, oh, pandino amoroso, guardate. Guardate che bello il pandino amoroso. Oddio, cade tutto qui. Allora, c'è questo bellissimo pandino con questi occhioni, mamma mia che dolce. Dietro è fatto così. Ma è proprio bello bello. Mamma mia, sei più brava di me. E lavoro il filo da molto meno. Questa cosa mi spaventa. Poi, oh, me l'aveva detto questo. Mi aveva detto che mi aveva messo due delle sue creazioni preferite. Ma questo, questo è stupendo. È un paninozzo rilacuma enorme, multistrato, con due bungare addirittura. Ma guardate che bello che è. Non so se si vede bene. È stupendo, piace tantissimo, grazie Bea. Poi ultima, e questa è stupenda proprio, guardate, cioè è una chibi, ma è minuscola, cioè guardate rispetto alla mia unghia, io ho le mani piccoline perché sono bassa, però guardate che bella, poi particolareggiata nei minimi dettagli, mi piace tantissimo, grazie, io adoro le bamboline, quando me le regalano sono sempre tipo, oh oh. Poi ci sono degli omaggini, non dovevi, gnam. Qua sotto non so cosa ci sia scritto, si è tipo cancellato, che carino l'orsetto. Allora, vediamo quali sono gli omaggini, però non dovevi, beh, veramente, avevamo detto soltanto 5 creazioni. Allora, qui come mi aveva scritto c'è questo, che è uno stampino a biscotto, è molto carino, è morbidoso. Lo userò sicuramente. Poi qui c'è questo stampino con la base cameo, non so di preciso, sì, se penso sia una base cameo, è minuscola, Dio mio. Cioè, così piccoline non ne ho mai viste. Sono bellissime, grazie. E ultimo, ma non ultimo. Ok, qui mi ammazzi. Ok, questo mi serviva tantissimo. Questo che è lo stampino a orsetto gommoso. E tu non sai quante volte io vado per comprarlo e poi me ne scordo. Quindi ti ringrazio tantissimo di avermelo mandato perché lo userò sicuramente.
si attacca. Allora, questa è tutta la robina che mi ha mandato Bea per il nostro piccolissimo swap. Qua sotto vi lascio il link di quello che le ho inviato io. Spero che le arrivi, perché non gli è ancora arrivato, sono preoccupata. E niente, ci vediamo alla prossima volta. Un bacione, ciao ciao!